amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. Ben ritrovati su RLB Radio Attiva alla rubrica Amatissima, realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino e con RLB Radio Attiva, con le donne che compongono sia il centro che questa radio. Allora, Amatissima ritorna perché è una seconda edizione rispetto a quella che è stata lo scorso anno e che ha portato davvero non il successo ma soprattutto l'intenzione molto alta, molto elevata, di quella di parlare appunto delle donne, dell'universo delle donne in tutte le sue sfumature. Allora io voglio subito introdurre e dare il benvenuto alle nostre amiche del Centro Antiviolenza Lanzino, innanzitutto a Roberta Attanasi, che è socia fondatrice del centro. Buongiorno a tutti. E poi con noi c'è anche Assunta. Salve, buongiorno. E anche Ana. Buongiorno. Ciao. Un'esperienza amatissima che prosegue anche alla luce di un bel successo, chiamiamolo così, anche se insomma vorremmo che i successi fossero altri, probabilmente nell'ambito della lotta alla violenza contro le donne, e è stato quello insomma di aver avuto la possibilità di essere parte di una trasmissione importante che è presa diretta su Rai 3. Insomma, si è parlato dei centri antiviolenza, della rete dei centri antiviolenza, di quelle che sono le difficoltà appunto a gestire queste strutture e soprattutto e anche del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. Prima di iniziare a fare anche un po' il punto di quello che sarà questa nuova edizione di Amatissima, un po' social, un po' alternativa rispetto forse un po' allo scorso anno, e innanzitutto voglio ringraziare gli sponsor di questa rubrica, che sono Renata Tropea Gioielli e Torre di Mezzo. Ovviamente un ringraziamento particolare a Fulvia Caligiuri. E allora con Roberta facciamo un po' il punto di quello che abbiamo fatto nel corso della scorsa edizione. Sì, grazie Simona per avermi passato subito la parola, per poter dire appunto che Amatissima nell'edizione del 2016 si è occupata di far conoscere un po' cosa fa un centro antiviolenza, di cosa si occupa. Abbiamo sentito qui in studio le operatrici che accolgono le donne che si trovano a rappresentare questo loro disagio o vissuti di violenza familiare. Abbiamo portato alcune testimonianze di donne che vivono situazioni di violenza e quanto queste riescono a generare situazioni di isolamento familiare e sociale per la donna che le vive. Abbiamo seguito Rigoberta Menchú presso l'Unica, lo ricordi? Sì, Simone, certo. Un premio Nobel 1992, e sempre in sottofondo abbiamo sempre parlato degli stereotipi, sì, degli stereotipi di genere, cioè di quei meccanismi di categorizzazione a cui si ricorre per strutturare la realtà sessuale, diciamo, sì, e quindi per una rappresentazione di ciò che è femminile, di ciò che è maschile, senza una verifica, senza aver verificato nulla, ma aver accettato alcuni concetti che vengono in qualche modo tramandati dalla cultura o veicolati da altri messaggi come la televisione o come la stampa o come altro. Vogliamo continuare quindi ad occuparci di questi stereotipi di genere, in quanto noi riteniamo che appunto la cultura dominante, in qualche modo la stampa, la TV, come dicevamo, o i banner web, riescono a veicolare questo tipo di stereotipi che diventano discriminatori per la donna, e quindi sia discriminatori sulle scelte importanti comunque, certo, della vita, sia sul lavoro o sulle scelte sentimentali. E proprio sul tema della relazione abbiamo pensato di contattare, di sentire un'esperta, la dottoressa Anna Salvo, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e docente dell'Unica. Lei, Roberta Attanasio, porrà alla dottoressa alcune domande. Buongiorno dottoressa, noi sappiamo che... Buongiorno. Che lei è una psicoterapeuta di formazione psicoanalitica ed è docente presso l'Università della Calabria e si occupa di psicologia clinica. Noi oggi in trasmissione stiamo parlando di amore, ma di un amore malato, di un amore perché abbiamo, diciamo, constatato che amare troppo è un'esperienza tanto comune per molte donne, che quasi siamo convinte che una relazione intima debba essere fatta così. Lei ha scritto un libro, Quando l'amore chiede troppo. Le chiediamo, è vero amore quello che chiede troppo? Io vorrei riflettere un attimo con voi proprio sulla scelta di quel titolo, no? Perché dietro quella scelta c'è la considerazione che noi non, se abbiamo delle questioni nostre irrisolte dentro di noi, non possiamo chiedere alla persona che amiamo o alla relazione con quella persona di guarirci, fra virgolette. Ci sono
cose che dobbiamo sistemare per conto nostro, perché non c'è amore così potente che possa, come dire, rimettere ordine laddove c'era molto disordine. Ecco, questo purtroppo accade spesso, che soprattutto dal fronte femminile, no, di noi donne, ecco, ci siano, rispetto alla relazione amorosa, aspettative che io chiamo, direi, eccessive, quasi taumaturgiche, direi, no? Ecco, sì, quasi fosse l'amore un farmaco meraviglioso che può guarire ogni male, mm-hmm, in qualche modo. Allora facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco ancora con Amatissima. Bentrovati alla rubrica Amatissima, realizzata da RLB Radioattiva in collaborazione con il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, e abbiamo contattato la dottoressa, lo ricordiamo, Anna Salvo, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e docente dell'Unica. E allora continuiamo con la nostra intervista, Roberta. Dottoressa, una curiosità, una domanda: ma come mai secondo lei le donne credono che una relazione che faccia soffrire sia quella giusta? Cos'è che bisogna andare a cambiare? Qual è l'orizzonte possibile nel cambiare? Io ritengo che purtroppo lì siamo di fronte ad una, e voi forse lo sapete bene, no? Voi come centro antiviolenza, che siamo di fronte ad una vicenda che sfiora, se non è già, come dire, radicata nella patologia. Cioè c'è una dipendenza affettiva, mm-hmm, che purtroppo, come dire, rende miopi e cieca, rende le persone, rende le donne in questo caso, incapaci di guardare con occhio lucido, con occhio giustamente valutativo la situazione in cui si trovano. Ci sono situazioni di negazione molto, come dire, drammatiche, no? Qualche tempo fa un avvocato mi raccontava che era stata accompagnata dai figli maggiorenni una signora al suo studio, i figli raccontavano l'ultima scena di violenza fisica di cui il loro padre, il marito della signora, si era reso interprete. E finito il racconto dei figli, la signora cercava totalmente di minimizzare questa la valenza di quello che i figli avevano raccontato, no? E lì siamo purtroppo fronte ad una situazione in cui non è che si ama troppo, c'è una dipendenza che in qualche modo va affrontata e curata. Certo, certo. Noi la ringraziamo, perché noi crediamo invece che le donne possono essere autonome se pongono una certa distanza da questi modelli socialmente imposti, quindi anche, diciamo, a livello inconscio. Per cui in questa trasmissione siamo stati felici di ospitarla per riflettere su questo punto, e cioè che il cambiamento è a partire da noi. Quindi dalla consapevolezza, a partire anche però da tante cose che nella società, sia come messaggi culturali o altro, che poi strutturano alcuni modelli e alcuni stereotipi di genere. Se posso aggiungere una rapidissima, assolutamente, cosa, sì, no? Certo. E per le donne è particolarmente difficile di individuare come luogo, diciamo, patologico, come una vicenda di tipo dipendente, no? Sì. La relazione affettiva che stanno vivendo, perché purtroppo noi viviamo anche in una società che ha nel proprio immaginario quest'idea, esatto, del grande amore, dell'amore che concede tutto, capisce? Tornare indietro da questo non è facile, non è, no? Facile. Mentre per un alcolista forse è più semplice dire io ho una dipendenza dall'alcol, capisci? Certo, comprendiamo bene, abbiamo capito perfettamente. Noi la ringraziamo e la salutiamo per la sua. Grazie a voi, grazie ancora. E allora torniamo per continuare a parlare dell'attività del Centro Antiviolenza, ma soprattutto della rubrica Amatissima, che oltre ad essere ovviamente una rubrica radiofonica che state ascoltando, si è affacciata anche ai social, e ne parliamo con Assunta. Ciao Assunta. Ciao a tutti. Sì, esatto, noi quest'anno siamo più social dell'anno scorso, perché abbiamo aperto proprio una pagina dedicata alla rubrica Amatissima, quindi invito tutti a mettere mi piace ovviamente su Facebook. E la pagina nasce con l'intento di capire, di carpire quali sono i vostri pareri su determinati argomenti, che sono poi gli argomenti che spaziano di più sui social, no? Noi siamo già partiti la scorsa settimana con una domanda, mm-hmm,
che riguardava appunto il tema anche di questa puntata di oggi, che è appunto il tema delle relazioni. La domanda era nello specifico: qual è la relazione dei film o delle serie televisive che vi piace di più e perché? Quindi proprio per capire qual è la relazione ideale, la relazione tipo, esatto, per sì, il popolo di Facebook. Quindi ci sono state tante risposte, sì, presumo. Sì, abbastanza, diciamo, ecco perché vi invito a mettere mi piace, no? Perché vi diamo la possibilità anche di parlare di voi, di quello che pensate, poi insomma in puntata ne ridiscuteremo, quindi sarà anche interessante capire un attimo, certo, qual è l'andamento del social. Sì, i commenti sono stati abbastanza equilibrati, devo dire, in realtà. La cosa che è emersa in particolar modo è che piacciono molto le storie d'amore drammatiche, cioè quelle che finiscono male, con una fine diciamo molto triste, dove il sacrificio di lei comunque è quello che risalta, colpisce, insomma, di più, certo, le donne, sì, quindi ad esempio tipo Moulin Rouge, no? Sì. Però poi altri commenti insomma si sono spostati un po' come tematiche e sono andati sul famosissimo 50 sfumature di nero, in questo caso perché c'era, esatto, è la seconda, diciamo, che è uscito proprio diciamo in questi giorni nelle sale cinematografiche. Questa storia d'amore, poi insomma contestualizzandola un po' all'interno del social, ho visto che le ragazze di qualunque età, donne più o meno giovani, impazziscono per questa storia d'amore, quindi qui ritorna un po' lo stereotipo dell'amore diciamo che deve far male per poter essere tale. Abbiamo cercato un attimo di capire insomma l'uomo con la U maiuscola, così come è proprio scritto diciamo nel commento, è l'uomo che in qualche modo fa soffrire in questo caso, e c'è sempre lo stereotipo della donna che deve in ogni caso salvarlo e cambiarlo, tentare quantomeno, sì, di salvarlo. Nel caso specifico ci riesce, ma insomma, certo, ricordiamo tutti che è un film e quindi in quanto tale non resta va di troppo fantasia, concretizzato, certo, esattamente, certo. Ne approfitto per ripromuovere ovviamente la pagina Facebook e per dire a tutti che usciremo insomma con un'altra domanda che anticipo il tema, che sarà quella relativa al sesso del social, cioè il social Facebook è uomo o donna? Bellissima domanda. Sì, chiediamo quindi a tutti di mettere mi piace alla pagina, di commentare, di dirci la vostra insomma a riguardo. E allora siamo in dirittura d'arrivo di questa prima puntata di Amatissima del 2017 e parliamo adesso con Ana. Ciao Ana. Ciao. E con te insomma diamo invece quelli che sono i prossimi imminenti appuntamenti, tra i quali domani prestissimo il One Billion Rising. Imminentissimo, domani martedì 14 febbraio davanti alla Feltrinelli a Corso Marzini ci sarà il One Billion Rising, che è un movimento internazionale nato a 2012 e che, per dirti, l'anno scorso è stato celebrato in più di 200 paesi nel mondo, quindi è proprio internazionale. Questo anno Cosenza farà parte di questa un'adesione importante, grande rivoluzione. E le donne faremo la rivoluzione ballando in piazza. Che bello. Diamo la possibilità, a che ora, così insomma tutte le donne possono aderire e partecipare? Alla Feltrinelli alle 16:30. Perfetto. E comincia la installazione interattiva e animazione per bambini. Ok. Però il One Billion Rising in sé, il flash mob, la lettura dei monologhi della vagina, che è imperdibile, comincia alle 18. Perfetto. Siamo là. Ti ringrazio Ana, ringrazio anche te, ringrazio Roberta. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che aderiamo al One Billion Rising più di 20 associazioni, saremo più di 100 donne, e volevo dire che la organizziamo fra la Feltrinelli, Mamma che Mamme e il centro. Perfetto, insomma, un bel raggruppamento, certamente, sì, venite di donne, perché sarà bellissimo. Grazie ad Ana, grazie a Roberta e grazie anche ad Assunta. E arrivederci alla prossima. Grazie, puntata. Alla prossima. Arrivederci. Amatissima torna la prossima settimana. Amatissima, il mondo delle donne fra difficoltà e forza, passando dal coraggio. Centro antiviolenza.